Toni, in realtà forse c'è ben poco da rimproverare a queste meravigliose ragazze che con molte difficoltà hanno tenuto sempre viva una partita difficile, soprattutto dal punto di vista numerico. Avevate praticamente zero rotazione, però la partita è stata accesa e soprattutto l'avete onorata fino all'ultimo. Sì, guarda, oggi finiamo questo campionato del 2015-16, però per come hanno giocato le ragazze, per la situazione che già hai detto, come per come siamo arrivati numericamente a questa gara, veramente mi sono commosso, non voglio dire come quando abbiamo vinto lo scudetto, però è stata veramente una partita eroica dove non si sono risparmiate, hanno tenuto testa a un Montesilvano che è una grande squadra e penso che oggi forse qualcosina in più meritavamo anche, però più che rimproverare le devo elogiare perché hanno veramente sono andato oltre ogni limite, hanno dato il cuore, hanno messo il cuore, gambe, cuore, anima in campo e penso che sono uscite a testa altissima. Abbiamo visto a fine partita le lacrime emblematiche di Girardi, una ragazza straordinaria, con carisma nonostante l'età, ha dato tutto, ma così come tutto il collettivo appunto del Real Sarto. Sì, come hai detto, oggi avevamo in campo una ragazzina di 18 anni e un'altra di 15 che comunque giravano. Tenere in un campionato d'elite ai quarti di finale, siamo in questa situazione da 2 mesi e mezzo, dall'inizio della fase gold, però proprio le cose belle sono proprio queste, che nella difficoltà non ci siamo abbattuti, le piccole hanno dato il massimo, hanno tenuto testa sempre nei loro limiti, però supportate tantissimo dalle grandi d'età che stavano in campo, che le hanno messo a loro agio e hanno fatto sì che giocassero una partita con tanta serenità. Adesso quale Real State ci aspetteremo in futuro? Beh, adesso rientriamo, smaltiamo questa partita qua e poi ci sarà tempo per vedere un po' tutto il resto. Comunque sarà sempre una squadra ai vertici. Ma sì, certo, per forza. Grazie Toni. Grazie a voi.